Salve, benvenuti o bentornati. Io sono Salvo e oggi parliamo di IMOU. IMOU ci ha mandato un'altra bellissima videocamera in 4K. Ora l'andiamo a vedere, è particolare perché non è una di quelle videocamere che è normale a tubo, ma ora andiamo a vedere le specifiche di questa videocamera. C'è ancora il sigillata, non l'ho ancora aperta, quindi come sapete sempre io cerco di fare i video insieme a voi, quindi andiamo a controllare cosa c'è dentro questa scatola. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra in fiducia, iscrivervi qua sotto al mio canale, il mio canale Telegram, Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, ho un secondo canale YouTube come si fa due, se vi volete iscrivervi con piacere, sono anche su Instagram e su Facebook. Ragazzi, cosa dirvi altro? Sigla. Ok ragazzi, andiamo a vedere subito la nostra videocamera di sorveglianza. Allora, andando a questa forma strana e si chiama Kinnight Hot Door Smart Security Camera IMOU 4K Full Color Built in Sporting. Poi ci abbiamo al Base Human, quindi può vedere anche le persone umanoidi, e poi ci abbiamo anche ecco, questa è una cosa bella che non si vede in tutte le videocamere, in alcune ci sono 2 giga, 4 o 5 GHz dual band wifi 6, questo ha anche il wifi 6, quindi una telecamera che secondo me funziona, visto che c'è il wifi 6, ormai sono quasi tutti col wifi 6. Allora abbiamo la registrazione in 4K H265 4K UHD, wifi come ho detto è un wifi 6, full color night vision, quindi full color, quindi anche di notte si può vedere in visione a colori, human detector, veicolo detector, quindi può anche vedere dei veicoli, possiamo anche monitorare i nostri pet, i nostri animali, waterproof, ci mancherebbe, ha anche un sistema di allarme, 110 dB security sirena, ragazzi, qua ho una sirena da 110 dB. Talk Wi-Fi Talk, praticamente possiamo utilizzarla come videocitofono, cloud service e micro SD card slot, c'è lo slot per la SD e poi c'è tutte le altre cose. Qua ci dice ci fa vedere la signora con l'ombrello che sta piovendo. Andiamo a vedere qua, abbiamo tutte le lingue, tedesco, spagnolo, francese, nederland, italiano, portoghese, polska, sveca, turco, dansk, suomi e vabbè ci sono tutti, norsh. Poi ci abbiamo ancora, qua ci fa vedere che funziona con Alexa e poi c'è anche il sistema GDPR, praticamente per la privacy, remove VIEV. Praticamente possiamo vedere tutto, possiamo ascoltare, mandare notifiche, ci può arrivare una notifica, QR code per scaricare l'app IMOU. Mi sembra che non c'è più niente. Cosa ci serve? Il nostro spacchetta pacchi di fiducia. Come si apre? Andiamo a vedere come si apre. Penso che si aprirà da qua. Quindi facciamo così, già qua è spellicolato. Andiamo a spellicolare così senza il nostro spacchetta pacchi. Ok, prendiamo la nostra plastichina e poi la andiamo a mettere nella plastica, mi raccomando, e andiamo ad aprire la nostra scatola. La scatola pesa tanto, vi posso garantire che è abbastanza pesante. Si apre così, sollevandola e tirando, che già la telecamera è salpata via. All'interno qua non c'è niente, la scatola è bella robusta. Questa è la nostra videocamera, bellissima. Sotto abbiamo, qua non c'è niente, solamente una protezione, un manuale, una dima per poterla installare, un altro manuale, penso che sia per la garanzia, e qua sotto abbiamo un altro pacco che andiamo anche ad aprire, quindi queste cose si possono anche già eliminare. Non c'entrano più, quindi mettiamo di lato anche questa.
E apriamo quest'altra scatola per vedere cosa troviamo. Come si apre? Da qua. All'interno troviamo un proteggicavo, sì, perché è anche RG45, delle viti già in dotazioni. Poi ci abbiamo un alimentatore, bellissimo alimentatore, che è un alimentatore 12 volts 1 ampere, quindi consuma 12 watt, con uno spinotto proprietario. E alla fine abbiamo la nostra base. Abbiamo tutto, la nostra base, che è una base normalissima, dove andremo ad attaccarla qua sul nostro sistema, sulla nostra videocamera. Ma per questo, per ora, quindi questo qua va sistemato direttamente al muro e poi va inserita qua stesso. Ok, per ora stacchiamola e andiamo a vedere cosa ci abbiamo. Abbiamo la nostra IMOU e tutto quello che ci sia. Sotto ci abbiamo il QR code per poterlo installare. Qua sotto è ermeticamente chiusa, c'è il reset e la slot per la scheda SD che io mi sono procurato in questo momento. Quindi la già andiamo a mettere a disposizione alla nostra telecamera. Se non sbaglio, dovrebbe essere una slot da 256 gigabyte, no, 256 giga, sì. E l'andiamo a chiudere qua. Poi abbiamo dietro un altoparlante e davanti, spellicoliamo, abbiamo due microfoni, quindi due microfoni, ragazzi, e la lente è bella grossa. Non so se riuscite a vederla, la lente è bella grossa. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il faretto, ma in questo caso ora lo andiamo a montare e andiamo a installare direttamente sulla nostra app IMO. Ok, andiamo a installarla direttamente con l'app. Allora, andiamo ad aprire l'app IMO Life. Ok, una volta che vi siete registrati, io già mi sono registrato, andiamo a fare più sul dispositivo, quindi qua sopra in alto dove c'è più clicchiamo e possiamo fare scansione del QR code. Andiamo a fare la scansione del QR code. Praticamente vi dice di scansionare il QR code che trovate sotto la telecamera, quello qua sotto. Quindi lo scansioniamo e praticamente già vi dà la vostra telecamera. Quindi dovete conservare questo serial number, non fatelo vedere a nessuno. Infatti io ho messo tutto oscurato apposta per farvelo vedere. Andate a prossimo. Ok, una volta che avete fatto prossimo, vi dice di alimentare la vostra telecamera. Io già mi sono procurato, cioè mi sono procurato, ho preso l'alimentazione sua e l'ho collegata. Ok, ci dice di aspettare che lampeggi un LED verde. Dovrebbe essere un LED verde, vediamo che tempo ci vuole. Dobbiamo attaccare l'alimentazione. Se non attacchiamo l'alimentazione, mi sa che non funziona niente. Ok, il LED è rosso. Queste sono piccole cose che succedono nella realtà. Aspettiamo qualche istante. Se per caso non vedete che non succede niente, andate qua e andate a premere il vostro reset. Qua sotto c'è il reset e andate a cliccare il tempo che... Ok, sta lampeggiando, non sta lampeggiando di verde, ma sta lampeggiando di rosso. Vediamo che succede. Ok, lampeggia rosso, qua ci dice che era verde. Vabbè, andiamo al prossimo, non so il motivo. Ah, ecco, ora è verde, è tornato verde, perfetto. Ricerca del dispositivo in... Ok, connetti, già l'ha trovata.
Sta rilevando la configurazione di sicurezza della rete, attendere 25 secondi. Ok, dice dove la vuoi andare a installare, la installiamo nella mia rete, metto la password che non vi faccio vedere. Ok, una volta inserita la password andate avanti, il dispositivo si sta connettendo. Purtroppo non vi posso far vedere perché non sta ferma questa videocamera. Ok, vediamo, forse così è meglio, vediamo. Ok. Anche così. Ok, è stata inserita. La possiamo mettere dove vogliamo noi e andiamo a fare il prossimo. Allora, fai un negozio, un parziale, fabbrica, altri luoghi. Boh, mettiamo parziale che se ne frega tanto. Poi lo mettete dove volete voi. Congratulazioni, hai ricevuto una prova gratis Imo Protector. Attivazione più tardi, facciamo più tardi. Ok, a questo punto la nostra camera è stata installata tranquillamente. Andiamo ad aprirla. Errore archiviazione, formattare la scheda. Sì, perché ho messo la scheda che non è in dotazione, dovete mettere voi. E facciamo la formattazione. Anomalia, formatta. Formattazione. La scheda sta andando in formattazione. Ok, ora è pronta, archivio è verde infatti. E abbiamo qua la nostra... è un grandangolo anche, questo sono io, mi conoscete, sapete chi sono. La telecamera praticamente è un grandangolo. Il flusso live mostra sfarfallì, schermata verde o nere? No, no, è perfetta. Allora, ora andiamo noi a vedere... cosa ci abbiamo? Se ci sono aggiornamenti, ovviamente ci saranno degli aggiornamenti. Qua sopra ci dice entrata perché ci fa vedere la nostra videocamera. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è. Imo Protector. Imo Protector, vediamo che cos'è. Allora, praticamente è il tipo di abbonamento, non riscattiamo niente, disattivato. Poi tutte le registrazioni, condividi dispositivo e funzionalità. Anteprima, praticamente qua troveremo l'anteprima che ha scattato prima quando abbiamo fatto attivare la nostra applicazione. Le notifiche possiamo notificare tutto quello che ci interessa, messaggi pushing con immagini o dispositivo offline. Quindi se levano la corrente a noi ci facciamo arrivare una notifica offline. Perfetto. Rilevamento intrusioni, praticamente qui noi possiamo andare a fare un'area dove in quest'area non può passare nessuno tranne che non vi arriva una notifica, quindi possiamo fare sia per il rilevamento di forma umana, il rilevamento dei veicoli, il rilevamento animali e possiamo fare anche il rilevamento movimento e lo attiviamo pure, ci mettiamo tutti così abbiamo tutte quante. Operazione, aspettate un attimo che si attiva anche questa. Operazione non completata, vabbè, si possono fare tranquillamente. Allora, zona di attività. La zona di attività, come ci dice qui, per modificare le dimensioni della zona, toccare qualsiasi dei punti sopra. Ok, allora ho capito. Quindi andiamo a fare, per esempio, io vado a toccare qua, rimuovi, aggiungi, faccio così e posso allargare il sistema come mi interessa a me. E poi posso anche impostare e salvare. Oppure posso anche cancellare la zona. Molto ovviamente potrò mettere anche altre zone. Vediamo se sì, infatti posso mettere anche altre zone. Zona 3, zona 4 e posso anche salvare. Ma noi in questo caso cancelliamo tutto e non ci interessa. Quindi possiamo anche mettere queste zone, ma in tutti i casi ve lo dice anche qua come funziona. Sensibilità del movimento, possiamo andare a fare delle sensibilità del movimento. Poi, allora, poi abbiamo la zona di attività, sensibilità di movimento e pianificazione del rilevamento. Ok, poi abbiamo rilevamento lineare. Allora, in pratica ci fa una barriera che ora non vi posso far vedere, che rileva le forme umane, il rilevamento del veicolo e il rilevamento animali. Praticamente è una cosa bellina questa qui perché possiamo andare
a crearci una barriera. Tocca la trascina per riprodurre, riposizionare la linea, modificare la direzione, monitoraggio e tutto. Praticamente da qua noi possiamo aggiungere e spostare la nostra barriera come ci piace a noi. Quindi se io dico che qua non ci deve passare nessuno, praticamente al momento che io la chiamo come la chiamiamo tra A e B, quindi possiamo avvisare, quindi se qualcuno passa da A a B ci avvisa, oppure da B a A, vediamo se funziona. Ora passo io, passo da questa parte, vediamo, salviamo, vediamo cosa succede. Attiviamo anche il rilevamento umano. Se io ora passo dovrebbe suonare. Aspettate un attimo. Vado, eh? In pratica, ragazzi, mi manda le notifiche. Quindi ho voglia di passare avanti e indietro. Ero sempre io che passavo avanti e indietro. Ok, scusatemi, il bello della diretta è questa. E quindi ti fa vedere tutto quello che sta succedendo. Infatti ci sono informazioni, allora, ci piacerebbe, no, questo qua non ci interessa. Praticamente scusatemi, ma era questa qui. Ora andiamo ora a rivedere, disattiviamo questa funzione qua, quindi la linea la possiamo andare a cancellare. Ok, e ritorniamo alla nostra funzionalità. Ottima, questa cosa è ottima. Rettangolo di selezione, non so che cosa sia, andiamo a vedere. Allora, rettangolo di selezione, l'oggetto, persona, veicolo, animale che ha attivato l'allarme antintrusione o altro, la linea, vabbè, quello che già abbiamo fatto prima. Quindi noi lo possiamo attivare e in pratica, se io passo, arriva qualche notifica. Niente, e praticamente questa qui serve per fare attivare queste funzioni. Tono di avviso, ecco qua, mi è arrivato. Person Closers, praticamente ho visto passare a me e mi è arrivata la notifica. Toni di avviso. Ragazzi, toni di avviso, teoricamente dovrebbe esserci proprio la funzione quella che fa casino. Vediamo che cosa c'è qui. Sirena, perfetto, attiviamola. Ok, se io ora passo, lui mi vede, dovrebbe suonare come gli addannati. Ecco. E mi arriva anche la notifica. Disattivo la notifica qua sopra. La vado a disattivare, se no qua ci buttano fuori. Si sente veramente ottima, veramente. Andiamo sotto, rilevamento AI Plus, questo è a pagamento molto probabilmente, scrivere no, non ci interessa, il cloud è sempre a pagamento, la nostra scheda è questa qui, è praticamente normale, già registrato qualche cosa. Poi abbiamo archiviazione video, qualità video, alta definizione, vediamo cosa possiamo mettere, registrazione di programmazione, qua possiamo andare a programmare la nostra videocamera, la nostra camera quando deve registrare, ma a noi non ci interessa, deve registrare sempre. Andiamo finalmente a vedere questo faretto che stavo veramente impazzendo per vederlo. Luce, attiva faretto di rilevamento. Una volta che attiviamo il faretto di rilevamento e io cammino, si dovrebbe accendere. E infatti, ragazzi, cioè, rendetevi conto, questo è un faro a tutti gli effetti, un faro LED a tutti gli effetti. Ora ve lo faccio vedere anche a luce spenta, così vi faccio vedere come si vede. Scusate, spengo tutte le luci e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, questa è... Cioè, guardate qua che luce che fa. Questo è il faretto e questo sono io illuminato di mezzo. Ovviamente mi manda le notifiche perché mi sta controllando. Possiamo accendere e spegnere anche dall'app stessa, quindi da qua. La luce, illuminazione, funzione, non sono... Praticamente sì, mi vedo al buio a colori, ragazzi. A buio mi vedo a colori. Ok, se è spenta, riaccendo le luci, ci rivediamo dopo.
Ok, come sistema delle luci abbiamo anche la. Ci abbiamo qua, ancora ci sono dei problemi, penso, vediamo se. Ok, possiamo mettere la luce lampeggiante oppure a luce fissa. Lasciamolo così per ora. E disattiviamo perché sia che fa casino che sia che la luce è potentissima. Visione notturna. La visione notturna possiamo mettere, come tutte le videocamere della IMO, visione notturna intelligente, visione notturna a colori realistica, visione notturna a infrarossi, visione notturna a colori diffusa. Mettete quello che vi piace a voi, io lascio così. E la sensibilità della luce potete anche cambiare, quindi potete fare tante tante sistemi. Raccolta audio disponibile. Praticamente lui quando registra, registra anche l'audio da questi due bellissimi microfoni, anzi uno solo il microfono perché uno è il LED. Ho sbagliato prima, sembrava che era un microfono, ma è solamente questo. Lui mi manda sempre le notifiche e poi le disattiviamo. Condividi il dispositivo con chi vogliamo noi. HDR, praticamente l'HDR come si vede qua nell'immagine, se lo attiviamo l'immagine è scura, lui si va a sistemare con i colori giusti. Ok, abbiamo il sistema Wi-Fi LAN che praticamente è anche 2 giga e 2,4 e 5 GHz. Possiamo andare a metterlo in qualsiasi tipo di wifi che avete a casa, quindi non avete quel problema di metterla su un 2,4 GHz. Non dovete andare a smanettare sul vostro modem per andare a metterlo. Possiamo aggiungere alla schermata di home e altro. Ci sono tutte le caratteristiche della nostra videocamera. Allora, poi che abbiamo? Qua possiamo, da questa parte possiamo scattare una bellissima foto, possiamo anche parlare, quindi. Pronto? Effetto Larsen, lo leviamo, quindi si sente anche bene, perché il microfono, l'altoparlante è qua sotto, qua, e in pratica è un bellissimo altoparlante. Possiamo anche registrare in questo momento oppure attivare la nostra sirena manualmente e possiamo anche disattivarla e fa anche un casino. Possiamo mettere in pausa la nostra preview, possiamo riattivare, possiamo mettere più telecamere, quindi se avete più telecamere possiamo andarle a vedere anche in questa maniera. E poi che abbiamo il 4K, possiamo cambiare, quindi possiamo fare a 4K 1080p, 480p, questo dipende dal vostro, anche dal vostro wifi che avete. Ma se avete un wifi da 5 GHz, lasciate a 4K che funziona veramente bene. Possiamo anche ascoltare, stacco di nuovo il fatto Larsen, oppure possiamo mettere in versione larga. Quindi possiamo allargare tutto lo schermo e ritorniamo indietro. Ok, qua sopra abbiamo condividi dispositivo, aggiungi alla schermata home che già abbiamo visto anche dalle altre parti, praticamente sono quelli più rapidi. E non c'è più niente, torniamo indietro, non c'è più niente. Possiamo andare a vedere la nostra home e configurarcela come ci piace a noi. E andiamo a vedere, volevo vedere direttamente in notturna che cosa cambia. Quindi andiamo a mettere visione notturna. Ovviamente per fare la visione notturna devo spegnere di nuovo la nostra luce. Spengo e ci vediamo qua. Ok, modalità visione notturna. Allora, questa qui è la prima visione notturna intelligente. Vediamo che cosa si vede. Andiamo a vedere. Io ora vado ad aprire la mia, praticamente questo sono io e praticamente si vede in questa maniera. Ora andiamo a cambiare settaggi, andiamo a vedere altri settaggi, vediamo cosa riusciamo a vedere. Comunque si vede perfettamente. Cambiamo i settaggi, andiamo a mettere visione notturna a colori realistici, vediamo cosa succede. Andiamo. Allora, mi si accende subito il faretto e praticamente mi vedo a colori, ragazzi, sono totalmente a buio, io non ci vedo, ora con questo faretto riesco a vedere tutto.
E andiamo a vedere altri settaggi. Visione notturna a infrarossi. Andiamo a vedere cosa succede. Si spegne il faretto in automatico. Come ora sono infrarossi. Ora ho qui il mio telefonino, quindi mi fa un po' di luce, ma sono a infrarossi. Praticamente, come ora si sono accesi, non so se riuscite a vederlo sulla telecamera, questi due puntini rossi e l'infrarossi che mi sta controllando. Ok, questo sono sempre io, si vede perfettamente. Andiamo a vedere, mi sembra che era l'ultima visione notturna a colori diffusa, vediamo cosa succede. Allora, già lui è passato, questo sono io. Allora, ragazzi, ora qua sono praticamente. Mi muovo e praticamente c'è questo effetto qua, penso che è l'HDR che ti fa fare questo tipo di strisce, che sono simpatico, guardate, guardate, flash, oh! Ragazzi, questa funziona anche bene. Ok, torniamo indietro, riattiviamo la visione notturna normale. Quindi mettiamo la prima visione notturna. Cosa cambia? Niente, cambia niente. Praticamente sono questo qua, sono io. Questa è la luce del mio smartphone, ragazzi, che mi sta illuminando. Aspettate che lo appoggio. Appoggiamo. Ok. E questa è l'immagine che andate a vedere. Ora non mi fa più effetto flash, ma mi ha illuminato. Ok, persona detector, mi ha visto e mi ha anche mandato una notifica. Ok, va bene. Ok, ragazzi, riaccendo le luci e passiamo alle conclusioni. Ok ragazzi, abbiamo visto come funziona la nostra videocamera. Vi volevo far vedere solamente che c'è qua un affarino che serve per chiudere la porta RG45, quindi praticamente viene montata questa tipo questo O-ring. Aspettate che con le mani non riesco, andiamo a mettere l'O-ring su questa affare qui, poi andiamo a inserire questa gommina qua e andiamo a mettere quest'altro. Viene così, e poi una volta che ci siete andate a posizionare questo e avete chiuso ermeticamente il forellino dove c'è praticamente potrebbe entrare dell'acqua. Basta stringere, avvitare e tutto a posto. Ok, che dire ragazzi, bella videocamera, mi piace, è abbastanza grande. Ma quando sono grandi sono più visibili e meno faticabili. Ok, ragazzi, ringrazio io iMoho che ci ha mandato questa videocamera. Vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete acquistare. Sono degli ottimi prodotti, non si scappa, funzionano veramente bene. E che dirvi? Ringrazio anche a voi che siete stati qua a vedere questo video e a vedere il mio video. E niente ragazzi, se sono stato utile lasciate un like verso sopra, condividete con tutti, iscrivetevi qua sotto, sono anche su Instagram e su Facebook. Ho un secondo canale YouTube se vi volete iscrivere. Telegram e Telegram discussione ci sono pure, se avete bisogno di qualche chiarimento potete anche chiedere là stesso, ci sono altre persone che vi possono aiutare. E che dirvi? Ragazzi, a un prossimo video. Ciao, grazie!